Bene, se ci siamo. Grazie. Così innanzitutto soltanto mi ha invitato, per avermi dato la possibilità di potervi partecipare, e quindi cerco nei limiti del possibile di barcamenarmi in queste cose, naturalmente non per vedete alle mie spalle il capo di imputazione, partiamo e riteniamo sostanzialmente essere testimoniali di lo stesso le imputazioni che vedete in forza, voglio dire, dei poteri che lo trovo ragionevolmente generici sotto lo stessimo facendo all'interno del dibattimento, quindi attraverso l'audizione. Noi conosciamo il luogo dove fisicamente informatico di cui è danneggiato, quindi di cui al capo non emerge, e non credo di averlo colto neppure dalle dichiarazioni che sarebbero stati prelevati, di cui al capo B, da dove si fa riferimento di fare. Volevo capire un qualcosa di più in relazione a questi dati, cioè che dati sono sostanzialmente. Grazie. Frettoloso. Poi anche io devo ringraziare, insomma, sempre lo stesso giudice che ha mandato assolto per ben 5 volte. Fare contestazione alla genericità del capo di imputazione, dice di non conoscere la base delle indagini compiutamente e spregiudicatamente condotte dalla mia polizia giudiziaria. E quindi si deduce che la persona offesa, avendo avuto modo di... E quindi questo le indagini brillantemente sono riuscite a portare. Dati effettivamente non è emerso, sono stati ritrovati anche dei dati relativi a una precedente che quando non sopraffatto dai fumi dell'acqua. Questo convegno è nato, e questa volta lo abbiamo organizzato a Napoli, è nato per creare un dialogo tra le forze dell'ordine, magistrati, avvocati, consulenti tecnici impegnati nel dilagante fenomeno della criminalità informatica, che è un fenomeno che acquista dimensioni sempre più preoccupanti perché è in continuo aumento. Da questo convegno che cosa, diciamo, sperate di trovare come risultati? Il risultato in verità è venuto ed è stato ottimo, in quanto oltre ad aver visto la partecipazione di autorità nel campo militare anche, come il generale Guido Landriani, generale di brigata dell'esercito italiano, il questore, il dirigente della polizia postale, nonché il generale della guardia di finanza e il colonnello dei carabinieri, sempre del comando provinciale di Napoli, ha ottenuto un grande successo, non solo per la partecipazione del pubblico, che è variegato, composto appunto da quanti sono addetti ai lavori e non solo, ma addirittura e innanzitutto perché si è creato un vero e proprio dialogo tra le istituzioni e quanti, ripeto ancora una volta, sono impegnati in questo contrasto alla criminalità informatica. Come combatterla? Si combatte appunto creando un dialogo, altrimenti ogni forza di polizia agisce per conto proprio e non si riesce a creare quella sinergia che invece è necessaria oggi, anche perché il reato informatico è un reato transnazionale e quindi la globalizzazione ha imposto di trattare la materia in maniera unitaria, quindi le varie legislazioni europee devono convergere in un'unica normativa.